Adesso è arrivato il momento dell'approfondimento curato da Raffaele Gianzante che ci presenta il premio internazionale Nord-Sud. Voi entrando nell'Eliseo perché il presidente Macron mi ha invitato a conversare con lui. È un politico molto speciale, una formazione intellettuale molto forte. Il signore distinto che percorre a passo deciso le strade di Parigi ha un appuntamento non da poco. Lui si chiama Xavier Cercas e all'Eliseo lo attende il presidente Macron. Merci beaucoup. È un'intervista per il quotidiano El País. Cercas è uno scrittore, è spagnolo e non sappiamo se subito dopo questo incontro, di certo è che è venuto a Pescara sotto Natale per ritirare il premio Nord-Sud della Fondazione Pescara Abruzzo. L'inno spagnolo lo dimostra. Ma cos'è il premio Nord-Sud? Intanto è un premio internazionale con due sezioni, letteratura e scienze. Lo scopo? Parecchio impegnativo, favorire il dialogo tra il nord e il sud del mondo. Da qui, Corso Umberto, Pescara. Il riconoscimento lo ha avuto per il libro Il Castello di Barba Blu, edito in Italia da Guanda, ultimo capitolo di una trilogia, il cui protagonista, un investigatore di nome Marin, ha perso nel primo e nel secondo madre e moglie. E adesso teme di perdere la figlia che potrebbe finire nel castello di Barba Blu. Perché tutti vogliono farmi del male? È il solo modo di esprimere gratitudine a un uomo come te. Ah. Perché mi insulti? Tu sei un mostro. Mi fai rabbrividire. Hai una piccola, misera anima malvagia. Sei un mostro, un sadico. La fiaba di Perrault la conoscete. Barba Blu, ricco e affascinante signore, qui interpretato addirittura da Richard Burton, cerca moglie. E la trova, alla sposa regala come casa un castello con tante stanze, relativo mazzo di chiavi, ma una stanza la sposa non la deve aprire, se non che si sa le donne sono curiose, lei quella stanza la apre. Tu non dovevi usare quella chiave. Tu non dovevi aprire quella porta. Io non volevo aprire quella porta. Ma quella porta era proibita. Se volevi mettermi alla prova. Volevo proprio metterti alla prova. E ti ho visto oltre quella porta. E adesso cosa farò? Perché ho toccato la chiave. E adesso cosa farai? Perché ho toccato la chiave. E adesso cosa farai? Perché ho toccato la chiave. E adesso cosa farà? Perché ho toccato la chiave. Tu non dovevi aprire quella porta. Io non volevo aprire quella porta. Tu non dovevi toccare quella chiave. Io non volevo toccare quella chiave. Io non volevo entrare in quella stanza. E tu perché mi hai dato quella chiave? Io non volevo aprire quella porta. Adesso cosa farò? Perché ho toccato la chiave. E adesso cosa farai? Perché ho toccato la chiave. E adesso cosa farò? Perché ho toccato la chiave. E adesso cosa farai? Perché ho toccato la chiave. Tu non dovevi aprire quella porta. Io non volevo aprire quella porta. E dentro scopre che ci sono i corpi di sei donne che prima di lei
hanno sposato Barba Blu e non hanno avuto modo di pentirsene in tempo. Eri ammalata, stavi male. Non sempre. E le altre? Erano ammalate anche loro. Ripensa a quello che hai detto a me. Comunque, ogni volta le hai uccise proprio nel momento in cui loro cercavano di concedersi a te. Tutte quante. Oggi siamo coscienti di questa violenza, ma questa violenza si è sentita da sempre. Certo. In Spagna sempre, non è una novità. La novità è che siamo coscienti di questo. Cioè in Spagna, per esempio, sono 23 anni che c'è un computo delle donne massacrate per i suoi uomini. Ogni giorno succede questo, ogni giorno. In Spagna e dappertutto. 23 anni, prima non esisteva questa violenza, esisteva, ma si chiamava il crimine passionale, una cosa come romantica, anche bella, no? È esistito sempre, sempre. Oggi finalmente diciamo stop, questo non può succedere, e anche l'altra metà, cioè gli uomini, almeno alcuni uomini, io credo che la maggioranza degli uomini, diciamo questo non può essere. Ma questa violenza è un risultato di questa... è vero, la trilogia di Melchior Marín, questo è il centro, perché... Questo è certo, perché Melchior Marín è un uomo pieno di oscurità, pieno di furia, all'inizio soprattutto, dopo l'ultimo volume credo che è un po' più luminoso. E questa oscurità che c'è dentro di lui è il risultato della violenza contro le sue donne, contro la sua mamma, contro la sua donna, contro la sua figlia, perché questa violenza è universale. E non, scusi, e non è dei nostri paesi, io ho pensato all'inizio questo, no, Spagna è un paese molto macista, la tradizione, ma non è vero, non è vero. Le migliori democrazie del mondo, cioè nel nord dell'Europa, è ancora peggio. Benvenuti sull'isola di Maiorca. Nel romanzo è la figlia di Marín, Cosette, evidente citazione dai Miserabili di Hugo, che alla ricerca, come capita spesso agli adolescenti, di se stessa, finisce a Maiorca, dove incontra uno proprio come Barba Blu, ricco e affascinante, nonché, come si conviene, assai rispettabile. Ma il padre, dotato di fiuto poliziesco oltre che di amore paterno, non l'abbandona. La segue e la insegue. E il resto, beh, andatevelo a leggere. Dalla letteratura alle scienze esatte e naturali, il premio Nord-Sud per questa sezione è andato a una donna italiana, patologa, fondatrice di Postbiotica e autrice del libro Microbiotica Geniale, edito da Vallardi. Si chiama Maria Rescigno, che ci racconta come è nata questa ricerca. Grazie a Montezuma. È una scintilla abbastanza devastante, devo dire, perché ero andata in Guatemala con due amiche e nel periodo poco dopo l'università, insomma, e mi sono presa la classica malattia del viaggiatore, cioè il Montezuma, la vendetta, e in quel periodo non sapevo neanche come si dicesse riso in spagnolo, che poi si è scoperto si diceva arroz, e sono stata veramente molto male, con crampi, poi ci spostavamo da un posto all'altro, devo dire ho sofferto parecchio la malattia, diciamo. E quindi quando poi sono tornata a casa, mio padre che è farmacista, la prima cosa che mi ha detto è stata: perché non hai preso i fermenti lattici? E tra l'altro io ero ancora un po' sconvolta da questa esperienza, per cui ho preso i fermenti lattici e diciamo che in un paio di giorni la situazione si è ristabilizzata e è andato tutto come doveva andare. Era il 95, per cui diciamo molti anni fa, e forse mio padre è stato un po' un precursore di quella che poi è stata... Una un'area di ricerca che si è espansa tantissimo negli ultimi anni. Ma un'idea non basta, bisogna trasformarla in startup. Oggi si fa così ed ecco che entrano in campo gli specialisti
in startup. Facendo ricerca da più di 20 anni, mi sono resa conto che quando abbiamo cominciato la nostra startup, che all'inizio ci eravamo focalizzati molto sulla ricerca vera e propria, quindi sul prodotto, che però purtroppo le nostre competenze non erano sufficienti, perché la prima volta che abbiamo parlato con un investitore io ho venduto soprattutto la nostra competenza scientifica, ma questo non è abbastanza. Il Novitz Lab ci ha aiutato a capire qual è il nostro modello di business, prima di tutto, a strutturarci in modo da poterci presentare come un'azienda, da preparare un pitch ad esempio per un investitore, e in questo modo noi siamo riusciti a prendere anche più coscienza della nostra startup e di tutto quello che voleva dire fare un'azienda. I postbiotici possono essere utilizzati anche per altre applicazioni e ad esempio possono essere utilizzati per lo sviluppo di veri e propri farmaci. In questo contesto noi vorremmo sviluppare un prodotto per il trattamento e la prevenzione delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Essendo un farmaco avremo bisogno di finanziamenti molto più ingenti e in questo contesto ci stiamo facendo aiutare dall'Innovitz Lab per andare in questa direzione. In conclusione, al centro della ricerca ci sono i postbiotici capaci di contrastare i processi infiammatori rafforzando le difese immunitarie. Il tutto grazie a un allenatore geniale che si chiama microbiota, in grado, attraverso un processo di fermentazione naturale, di addestrare anticorpi anche oncologici e perfino umorali. È importantissimo per la maturazione del sistema immunitario e fa da vera e propria palestra per insegnarci a difenderci dagli agenti infettivi, che sono ben più aggressivi di lui. Svolge una funzione chiave nell'aumentare l'efficacia delle terapie, soprattutto in campo oncologico, e ora sappiamo che influenza anche il nostro umore. Abbiamo quindi instaurato tutta una serie di meccanismi che ci permettono di tollerare il microbiota, in parte perché lo teniamo fisicamente a distanza dalla prima linea di cellule dell'organismo che forma l'epitelio intestinale, e in parte perché attivamente produciamo degli anticorpi che lo ancorano alla parete dell'intestino, ma contemporaneamente non gli permettono di penetrare la difesa dell'epitelio e raggiungere i nostri organi vitali. Noi gli forniamo quindi una nicchia dove vivere e un continuo approvvigionamento di viveri. Il microbiota invece aiuta a preservare il nostro benessere, rilasciando, oltre ai nutrienti, anche delle sostanze per noi fondamentali, come i postbiotici, durante la digestione dei cibi. Quando la composizione del microbiota è sbilanciata, un fenomeno che viene detto disbiosi, anche il nostro organismo ne risente. E sappiamo sempre di più che la maggior parte delle malattie è legata a una disbiosi, che in molti casi può anche contribuire allo sviluppo della malattia. Mais donc il faut imaginer des Cervantes heureux ou des Cercas heureux qui vont écrire ce récit. Mais non, c'est vrai, je suis sérieux. C'est ça ce qu'il faut faire. Oui, il faut absolument. L'écrire et il passe par les grands romans. Je vous vois, donc vous serez par là à Barcelone. Oui, oui. On se voit après. Oui, on se voit, ça, c'est formidable. Ça, on va parler de littérature après plus. Ah oui, 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 oui. J'espère. Il n'y a que ça qui compte.